Buon Natale, buone feste. Anch'io mi affianco a te, gli auguri che stai facendo ai nostri telespettatori. Siamo tutti belli pieni di Beh, queste grosse sì. mangiate natalizie, ma Direi di sì. Abbastanza ci sta, innanzitutto come è andato il Natale, Maria Chiara? bene, Giovanni. Ci siamo un po' riposati. Poi ieri abbiamo lavorato, ma ci siamo riposati sostanzialmente. Qui abbiamo il tuo invece, com'è È andato andato? bene in famiglia, devo dire. Insomma, vediamo come è andato anche ai nostri amici ospiti oggi, perché oggi parliamo di un argomento importantissimo, perché molte volte non si tiene in considerazione l'iniziativa di questi commercianti, ma è molto importante che in certi periodi dell'anno potrebbero far vivere la città. E figurati se avesse un appoggio politico, un appoggio di tutti i cittadini, come funzionerebbe? Perché ho voluto ospite Giuseppe Serra, presidente della Vise Shopping, e Stefano Buonasera. Rocco, vicepresidente, perché vedendo in giro per l'Italia, quando vado in giro per nuoto, per tante iniziative che ho, vedo tutte queste iniziative che ci sono al centro città e molte volte siamo bravi a criticare, la mensa non c'è mai niente. Allora dobbiamo delle volte, tra virgolette, rubare le idee che ci sono dalle altre parti per portarle alle mense. Ebbene, io oggi ho invitato loro perché la Mesia Shopping è una realtà importante, la Mesia, e vorremmo che si crescessero insieme, anche con la nuova amministrazione, che io penso che con la nuova amministrazione potremmo fare delle belle cose. Esatto. Allora, che cos'è la Mesia Shopping? Chiediamola a loro. Chiediamolo proprio a loro, anche se molti lo sanno, ma molti non sanno o non l'hanno capito. Allora, oggi noi abbiamo in studio qua a Cantiere proprio i due esponenti massimi della Mesia Shopping, che sono due commercianti. E diamo la parola a Giuseppe Serra. Giuseppe, spieghiamo che cos'è la Mesia Shopping e qual è la mission di la Mesia Shopping. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, la Mesia Shopping è un'associazione di commercianti, sostanzialmente. Raggruppiamo all'incirca 60 insegne. È nata un po' per gioco nell'ottobre del 2016. Ci siamo messi d'accordo alcuni negozianti con l'intento di fare delle iniziative, fare delle attività che potessero un po' animare le vie del centro di Lamezia. Principalmente operiamo. Le nostre insegne operano su Corso Giovanni Nicotera, via 20 Settembre, Corso Nomistrano e nelle traverse limitrofe. Abbiamo provato anche un po' ad espanderci, però poi alla fine gli eventi e quello che organizziamo sono sempre lì sul centro di Nicastro, quindi il nostro zoccolo duro è rappresentato da Come questi. d'altronde in tutte le città d'Italia, del mondo, si usa Certo. il centro per fare questi Il centro eventi, cittadino, sì. centro Certo. cittadino. Un po' per gioco ci siamo messi d'accordo per promuovere e pubblicizzare Lamezia, le attività che c'erano a Lamezia e quelle che potevano essere le iniziative che facevamo. Questo si è man mano allargato fino ad arrivare a circa 60 negozi che aderiscono all'associazione e ci siamo costituiti nel 2017 proprio come associazione, con uno statuto, insomma, con soci fondatori e tutto il resto, e adesso stiamo da allora promuovendo e creando iniziative per cercare di attrarre, maggiore utenze sul centro di Lamezia. Però, caro Stefano, mi rivolgo a te, dopo lascio, diciamo, la palla sportiva alla nostra Maria Chiara Caruso. Questo Mesia Shopping, se ne è parlato, si è tentato di fare grossi eventi, però alla fine non è mai decollato come dovrebbe decollare. Buonasera a tutti, intanto buon Natale fatto a tutti quanti. Non è mai decollato perché diciamo che un'associazione ha bisogno di una collaborazione. Un'associazione da solo non va da nessuna parte. Per quanto noi ci siamo sforzati per fare iniziative, per cercare di riportare, diciamo, il cosiddetto lustro alla Lamezia Terme, nella fattispecie a Nicastro, perché ricordiamo. In tempi non molto lontani, Nicastro era il centro commerciale di tutta la Calabria. Veramente venivano da zone anche molto lontane da Nicastro stesso, no? Proprio per gli acquisti, Diciamo che c'era proprio perché c'erano. l'emigrazione alla mensa del commercio. Diciamo che noi accoglievamo molta utenza. Purtroppo questa utenza via via è andata sempre più a scemare. Vuoi uno sviluppo che è normale dell'Interland? Vuoi altre, diciamo, altre delocalizzazioni del commercio, bene o male il commercio lametino ha risentito anche questa flessione, purtroppo devo dire, ahimè, è negativa.
Logicamente come associazione abbiamo cercato nuovamente di riportare in auge questo commercio lametino, di riportarlo ai massimi livelli. La nostra sono delle ambizioni veramente grosse, quelle che noi ci siamo prefissate, cerchiamo di volare alto. Però senza un supporto politico, senza una vera e propria amministrazione che viene a supportare, quindi senza l'istituzione, tutto questo si riesce a realizzare solo con le nostre forze. E visto che il commercio non versa in una situazione meravigliosa, idilliaca, è normale che il commercio lametino e quindi tutto quello che noi andiamo a realizzare lo dobbiamo fare con delle risorse minime, proprio ridotte all'osso. E quindi adesso c'è un'amministrazione e confidiamo nell'amministrazione proprio affinché ci possa supportare, possa darci veramente una grossa mano per riportare, o perlomeno per cercare di riportare il commercio lametino ai livelli che merita, perché lo merita. Molte domande di queste, ma che le faremo fra poco, abbiamo il sindaco in diretta telefonica, anzi non ingresiamo perché è molto impegno di studiare in questo momento, però Insomma, l'esposizione interverrà in questa trasmissione. Maria, intanto io volevo ricordare da casa, anzi tu lo dirai, il numero di telefonino a cui contattarci via WhatsApp, quindi i messaggi noi firmateveli chiaramente, li leggeremo. Qual è il numero, Giovanni? Il numero è 339-311-5829, esatto. Diciamo che è dove voi ci potete messaggiare, noi daremo risposte, gli ospiti danno risposte alle vostre domande che ci farete. Quindi pregherei dalla regia di farmi pervenire anche il telefonino di Giovanni, così riusciamo. Ma non ce l'hai far qui? Pervenire perché ci meno male. Sentiremo su questo telefono. Meno male. Vedi, di solito tu stavi col telefono in mano, per questo dico, ma dove se lo sarà? Insomma, no, dove l'avrà appoggiato? Non ce l'hai? Dove l'avevo messo? Ma Questo te lo do a te, lo consegno. E allora io ne ho due qui. Non rispondere alle telefonate private. No, non rispondo a quelle, non ti preoccupare. Allora, stavamo dicendo appunto, Maria Chiara, del supporto e del sostegno dell'amministrazione, però abbiamo visto anche che la Lamezia Terme non è una città facile da vivere, quindi anche da capire forse a livello cittadino, ma ecco, a livello commerciale proprio, quanto i cittadini sono disposti anche ad affiancarvi, perché è importante questo, vedete collaborazione tra i cittadini e i commercianti, oppure per esempio il mercato commerciale in calo, a Lamezia non si compra, a Lamezia non si vende, a Lamezia com'è? Chi mi vuole rispondere di voi? Vi rispondo io. Allora, diciamo che il settore commerciale un po' in tutta Italia, ma anche un po' in tutta Europa, sta subendo delle contrazioni. C'è sempre un po' più di ristrettezze, quindi l'ultimo anello della catena, quindi il commerciante al dettaglio è quello che ne viene sempre un po' più penalizzato. Però posso dire che guardando i numeri a livello nazionale, la media si va a collocare nella media. Non è una città che soffre particolarmente rispetto al resto. È normale che determinate situazioni possono più o meno favorire il commercio. Quindi siamo usciti da 2 anni di commissariamento come città, che sicuramente non ha giovato, ma non ha giovato non soltanto per il commercio, un po' per tutti i settori. Quindi anche noi negozianti ne abbiamo un po' subito gli avvenimenti. In termini di numeri possiamo dire che noi non stiamo avendo grandissime difficoltà rispetto alla media, però l'aiuto dei cittadini è molto importante, perché in determinati momenti dell'anno, il periodo natalizio, il periodo dei saldi, favorire il commercio al dettaglio, quindi favorire poi quelli che sono i negozi di prossimità, di vicinanza, è molto importante. Noi abbiamo visto che quando organizziamo eventi abbiamo una discreta risposta da parte dei cittadini. Abbiamo fatto 2 notti bianche dove c'è stata tantissima gente, c'è stato un grande flusso di... Certo, è normale fare delle notti bianche, fare degli eventi, tutti hanno un costo. Noi siamo un'associazione che non attingiamo a fondi pubblici, non abbiamo sovvenzioni,
ma ci autofinanziamo, quindi con il contributo dei negozianti stessi riusciamo ad organizzare gli eventi. Quindi organizzare gli eventi per noi ha un costo e questo costo naturalmente lo dobbiamo far rientrare all'interno dei vari conti economici dei singoli negozi. Funziona così. Funziona così, però quando riusciamo ad organizzarli là abbiamo una grande risposta. È normale, sono limitati gli eventi che riusciamo a fare perché anche i nostri budget sono limitati. Nel momento in cui riuscissimo ad avere maggiore disponibilità e riuscissimo ad organizzare maggiori eventi, è normale che la popolazione ci darebbe ancora maggiore riscontro. Ma avete pensato ad un modo, questo voglio chiederlo anche a Stefano, per riuscire ad avere maggiore risposta? Perché magari, ecco, noi siamo abituati a vedere anche le città calabresi, quelle un po' più grandi, ad avere questo incremento del commercio, proprio perché riescono ad effettuare, ecco, numerosi... Dopo voglio proporre sia il Presidente che il Vicepresidente. Cioè riescono comunque a portare avanti numerosi eventi, anche una volta ogni 2 settimane, comunque c'è un afflusso maggiore. Ecco, come si potrebbe, avete pensato ad una soluzione, fare in modo di organizzare più eventi possibili, anche per mantenere viva quella che è... Questo è il discorso che stavamo proprio facendo, no? Le difficoltà oggi come oggi nell'organizzare gli eventi sono, non per essere venali, ma sono solo di natura economica, perché ogni evento ha un costo. Se i costi non vengono ad essere supportati ma devono ricadere sulle spalle dei commercianti stessi, è normale che noi non riusciamo a fare più di un X di eventi. Per questo ti dicevo prima, Stefano, mensili, insomma, che non sia una cosa che si riduce solo ai commercianti, l'associazione, la Mise Shop. Secondo me dovrebbe allargarsi agli associazioni, anche al privato cittadino. Perché? Perché insomma, più si è, perché solo dentro una cosa riduttiva per i commercianti. Si chiama la Mise Shopping perché deve riguardare a 360 gradi l'amministrazione, l'associazionismo, la musica, dovrebbe essere tutta una famiglia che devono fare, diciamo, sviluppare questa. Ma a tal proposito, noi abbiamo organizzato tantissimi eventi quasi a costo zero, eventi di carattere culturale, perché noi non siamo un'associazione che si è chiusa in se stessa, noi cerchiamo di coinvolgere quanto più associazioni, quanto più istituzioni, soprattutto le istituzioni scolastiche. Perché secondo noi il futuro di una città dipende solo dalla presenza giovanile. Vabbè, certo. Perché una città senza giovani è una città spenta. Quindi noi puntiamo sulle eccellenze e la valorizzazione dei giovani. Abbiamo fatto il concerto di Natale che si è tenuto il 17 grazie alla collaborazione dell'Istituto Ardito Don Bosco. È stato un evento che ha suscitato un bel successo ed ha anche aperto le porte al Natale. Ed è un evento che di carattere, cioè di costo, a costo zero, perché non abbiamo molte potenzialità economiche per poter fare eventi chiamando i vari VIP. Ecco. Abbiamo fatto anche eventi di carattere culturale come l'arte in vetrina, di cui un evento veramente di cui ne andiamo orgogliosi, perché siamo state la prima realtà a creare una collettiva di 25 artisti che sono stati collocati, le loro opere logicamente sono state collocate in tutti i negozi aderenti all'associazione, e abbiamo affiancato alle opere degli artisti, diciamo ormai consolidati, le opere dei ragazzi del liceo artistico. Quindi noi cerchiamo sempre di collaborare, noi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, alle istituzioni in particolar modo. Se però si devono fare degli eventi di carattere come la Notte Bianca, come eventi anche per essere attrattivi, come per esempio andiamo a guardare una realtà come Cosenza, è normale che lì ci vuole un intervento comunale. Senza l'intervento dell'istituzione comune noi non possiamo farli, perché hanno dei costi. Non sono costi di natura, solo ed esclusivamente perché chiamiamo... Ecco, non sono i costi, diciamo, degli artisti che noi andiamo a mettere, quelli sono costi che bene o male gestiamo. Ma chiudere le strade, secondo la circolare Gabrielli, ci sono dei costi che noi dobbiamo sobbarcarci direttamente noi come associazione, che vengono ad essere defalcati dai costi di artisti che noi potremmo mettere o di altri eventi che noi possiamo fare. Noi facciamo una cosa, come hai fatto una serie di osservazioni importanti per quanto riguarda l'amministrazione, un futuro, certo, perché l'amministrazione è basilare su queste iniziative. Io direi di chiamare il sindaco, devo essere onesto, l'abbiamo sentito 10
di fare, lui si è messo a disposizione per la mese shopping. Ecco, sentiamo il peso cittadino, però io lascio la palla, come sportivamente sempre, a Maria Chiara, e sarà lei a condurre le domande tra il sindaco e voi della Lamezia Shopping. Prego, Maria Chiara. Adesso vediamo quello che... Ecco, Giovanni, tu tieni... No, lo facciamo con il mio microfono, perché dicono si senta meglio dalla regia, quindi... Pronto? Sindaco, buon pomeriggio, sono Maria Chiara. Buon pomeriggio, come va? Bene, bene. E lei è in diretta con Cantiere. Buone feste e buon pomeriggio. Salutiamo. Buonasera, Paolo. Buona festa a tutti e a tutti gli spettatori in particolare. Io so che lei è in viaggio, ma noi qui... No, no. È già rientrato. No, sono partito alle 6 da Latina, alle 11 sono arrivato al comune, sono stato già all'assemblea dei soci della Mezz'Europa, però sono al comune. E allora, non si ferma mai. Noi qui abbiamo... Ma voglio fare prima una domanda al sindaco. Avvicinare il microfono, Giovanni, il tuo microfono. Non c'ho il microfono, l'hanno tolto. Ha pranzato oggi, sindaco? Sono stato alla Mezz'Europa perché c'è l'assemblea dei soci. Al termine dell'assemblea vi è stato un piccolo rinfresco con un po' di panettone. Ecco. Allora, noi qui abbiamo il presidente di Lamezia Shopping e il vicepresidente. Stavamo parlando un po' della situazione di Lamezia Shopping e soprattutto di quella che è la situazione della nostra città attuale. E allora volevo chiederle, l'amministrazione comunale attuale ha pensato a come aiutare, come supportare Lamezia Shopping? Ma il problema di fondo resta molto chiaro, noi siamo subentrati, mi sono insediato il 5 dicembre, chiunque comprende che la tempistica per poter in maniera particolarmente penetrante intervenire è una tempistica totalmente inesistente, gli enti pubblici hanno determinati tempi che sono a volte incompatibili con la celerità, credo che per cercare di vivacizzare un po' quella che comunque è l'atmosfera natalizia, si è provveduto un po' con le luminarie, con l'albero, si sta cercando, si è organizzato un concerto di Capodanno gratuito, cioè si sta cercando di stare vicino a tutti coloro anche che vogliono organizzare qualcosa e cercare di vivacizzare al massimo la città. Per il resto credo che con Lamezia Shopping sia soprattutto un lavoro di prospettiva più che un lavoro finalizzato a queste vacanze, perché per queste vacanze i tempi erano oggettivamente troppo brevi. Beh sì, questo lo capiamo e anche Stefano e Giuseppe capiscono diciamo la brevità di questi tempi. E allora io pregherei i nostri ospiti se hanno delle domande da rivolgere proprio al sindaco direttamente. Stefano. No, noi sappiamo perfettamente che il sindaco è sempre stato dalla nostra parte, ci ha sempre supportato in quel breve periodo in cui è stato in carica. Abbiamo anche buttato alcune basi per quanto riguarda le proiezioni future del commercio e noi onestamente siamo ottimisti per quello che questa amministrazione possa fare. Su questo non... Sindaco, regna l'ottimismo per questa amministrazione. No, io approfitto per salutare Stefano e Giuseppe e tutti i soci comunque di Lamezia Shopping. Dico che a mio parere possiamo fare tanto tutti insieme. Noi cercheremo di fare il possibile e l'impossibile, sicuramente cercheremo di collaborare anche con tutti loro. Faccio un esempio, stiamo cercando in queste ore di collaborare per far sì che vi possa essere anche il Capodanno, il 31, che quindi la Mezza possa avere anche durante la notte del 31, possa avere quella vivacità e quella vitalità che la città comunque merita e che comunque in questi giorni sta dimostrando di avere. Quindi saremo sicuramente al loro fianco. Io ho detto anche ai componenti della mia giunta quella che è l'importanza dell'esistenza di questa associazione alla Mezza e la Mezza Shopping, pregandoli proprio di interloquire immediatamente con loro e di cercare congiuntamente con le reciproche idee di portare avanti proprio le basi per la crescita del commercio alla Mezza, in attesa anche di interventi più strutturali proprio sul fenomeno del commercio lamedino. Bene, bene. E Giovanni, non so se avevi una domanda. No, volevo salutare il sindaco, bentornato in città di nuovo e in bocca al lupo per il lavoro futuro. Sicuramente faremo delle grandi cose. Ben trovati. Sì, no. E ci vedremo sicuramente in questi giorni, speriamo. Anzi, io
faccio proprio l'invito a tutti coloro che ascoltano di uscire, di stare per le strade, di andare a visitare la bellezza dei nostri centri commerciali naturali, di vivere la città. Io cerco di farlo quasi quotidianamente anche da quella che può essere la mia pagina Facebook. Credo che vedere le nostre strade piene di gente sia la cosa più bella e l'immagine più bella che si possa dare in questo Natale. E devo dire che con questo Natale, con queste luminarie, si è riportato un po' la gente sulle strade, e questo ve lo dobbiamo riconoscere perché si è sentita l'aria del Natale come tu. Noi erano 2 anni che non avevamo le luminarie, perciò quest'anno è stato veramente bello vedere le luminarie e vedere le famiglie in giro. Comunque grazie perché all'ultimo minuto siete riusciti a far mettere le luminarie, anche se è stato difficilissimo perché le aziende già erano tutte impegnate per le luminarie, ma come ha fatto? No, 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 semplicemente probabilmente la presenza di un'amministrazione comunale ha dato maggior fiducia alle aziende, alla partecipazione alle medesime condizioni con le quali, in pendenza invece di diversa amministrazione, si riteneva di non avere la fiducia di partecipare. Per il resto nessuna magia, ma semplicemente credo un diverso modo di porsi da parte di tutti nei riguardi di un'amministrazione eletta dal popolo che probabilmente per tanti aspetti fornisce maggiore garanzia di possibilità di utilmente operare. Per il resto io volevo aggiungere, sono stato 2 giorni a Latina, ma vedevo delle immagini di Lamezia e per fortuna, forse anche complice il bel tempo, ho visto oggettivamente una città molto viva, ho visto tantissimi in giro per le strade, quindi l'augurio e l'auspicio, ma direi la certezza è che per i prossimi ancora 10-15 giorni, un po' di periodo di vacanza, vi sia tanta gente sul corso, che vi sia tanta gente presso i nostri esercizi commerciali, presso le nostre strutture. Mi auguro che sia una grande festa un po' per tutti noi. Bene. No, io volevo dire un'altra cosa. Io dico, stamattina, sento io quando mi alzo la mattina sono un po' all'antica, apro la radiolina come una volta e sento il giornale radio, no? Una volta mio padre si sentiva il comunicato, si chiamava, no? Sento RTL. Questa mattina, mentre facevo la barba in bagno, sentivo le città più gettonate per quanto riguarda gli arrivi sugli aeroporti, sulle regioni. E Lamezia è risultato uno dei 20 aeroporti più gettonati da parte del turismo mondiale. E devo dire che per me è stato un momento di orgoglio, sono stato veramente, mi sono rallegrato, contento perché finalmente Lamezia, insomma, è diventato l'aeroporto in questo caso, ma qualcuno arriva pure a Lamezia, insomma, è l'aeroporto, uno degli aeroporti più gettonati insieme a Napoli, Bologna, Firenze, tutte le città importanti, Roma, logicamente, perciò è un grande risultato. Ma la domanda è, se abbiamo questi risultati aeroportuali, Lamezia Shopping o altre associazioni, non potremmo promuovere agli interni degli aerei, all'arrivo degli aeroporti, tutto quel bello, di quello che è bello che noi abbiamo in città, partire dalla promozione già dell'aeroporto, in modo che vengano a visitare anche la nostra città. Sicuramente bisogna partire da alcuni dati positivi, è ovvio, no? Non siamo così ingenui per pensare che questo numero di viaggiatori sia collegato alla capacità turistica dei nostri territori. Saremmo veramente degli ingenui e chi non sa guardare la realtà piglia schiaffi in faccia. È ovvio ed è chiaro che in questi numeri vi è sicuramente il rientro di tanti lametini e calabresi che vivono purtroppo fuori dalla nostra terra. Però sono dati dai quali bisogna sempre partire e dai quali bisogna tener conto e dobbiamo cercare di far sì che vi possa essere un aumento delle visite e delle permanenze nel nostro territorio. C'è un dato di fatto che non va sottovalutato. È un aeroporto che presenta numeri costantemente in crescita di viaggiatori ed essendo l'aeroporto ubicato proprio nella città di Lamezia Terme, a pochissimi minuti dai centri storici di Lamezia Terme Nicastro, Lamezia Terme San Biase, è una grande opportunità di ricchezza. Dobbiamo essere bravi a far sì di poter convogliare tanto traffico che naturalmente è in crescita a restare maggiormente nei nostri territori. Questa è una grande sfida che vedrà coinvolti noi, vedrà coinvolti un po' tutti gli utenti del territorio per far sì che vi possa essere una crescita anche in termini di presenze sul territorio, oltre che una crescita costante di numero di passeggeri. Bene, Bene, sindaco. grazie sindaco. La ringraziamo, intanto le auguriamo buone feste. Un abbraccio a tutti e buone feste. Grazie Grazie altrettanto. sindaco. Bene. Buonasera. Allora, io ho questa idea, diciamo, uno dei stamattina veramente, appena mi sono svegliato, la radio RTL diceva, Scambiamoci sì, telefoni così. RTL diceva
le 20 città più gettonate c'era pure la Mese Terme. Io sono stato veramente contento perché finalmente la Mese si parla Orgoglioso. orgoglioso di dire la Mese è uno degli aeroporti. Però poi, ecco, già in queste cose è importante perché si parla di positività, non parliamo di negatività, perché di solito quando si è arrestati 300, fatto bene che l'hanno arrestato, arrestato 200, opera benissimo. Però ogni tanto una notizia positiva ce la regga, insomma, Assolutamente. no? Parliamo delle belle cose che abbiamo. E la Mese, abbiamo delle belle attività, abbiamo i migliori marchi, abbiamo le più belle vie larghe, insomma, già partire con una promozione, Giuseppe, a partire dall'aeroporto. Come ci sono nelle altre città, fare promozione, no? Per visitare la Mese, che la Mese non diventa solo un aeroporto appunto di transito, ma anche per visitare i nostri tre centri storici che sono bellissimi. È una cosa molto importante avere l'aeroporto alla Lamezia perché ci collega un po' con tutta Italia, un po' con tutta Europa, un po' con tutto il mondo. È normale che il nostro aeroporto fa già un discreto lavoro e può essere implementato. Abbiamo tanti voli diretti da città del nord che sono diretti sulla Lamezia, quindi magari sfruttare in termini di promozione le nostre bellezze presso questi luoghi in modo tale che il bolognese piuttosto che il milanese che ha il volo diretto sulla Lamezia può venire e passare un weekend alla Lamezia e fare un po' la gita fuori porta sulla Lamezia direttamente. Certo è che un dato di fatto è che se si organizzano degli eventi culturali, degli eventi musicali, insomma io per cultura intendo tutto a Certo. 360 gradi, sicuramente chi dovrebbe o chi pernotterebbe poi alla Lamezia Terme sarebbe più incentivato a ritornarci, anche per l'organizzazione di una città che non ricordiamo Ma io è appunto, ieri importante. Credo che dobbiamo creare un motivo per far arrivare queste persone alla Lamezia, quindi non basta soltanto la notte bianca, l'evento nostro, ma bisogna creare proprio una cultura e un motivo per far venire la gente a visitare la Lamezia. Ecco, non farli Ma io scappare, ieri non sera, farli. appunto, ieri sera mi hanno portato, sono andato a fare un servizio con il nostro Giuseppe, con il nostro sì, Roberto, con il nostro Francesco Francesco. Sacco, un intenditore di musica. Ieri sera a Coringa, stiamo parlando di Coringa, parliamo di Sì. 15 km dalla Lamezia, si sono organizzati un concerto con uno degli esponenti maggiori chitarristi e compositori della musica, Cantautori, compositori cantautori. musicali, certo. Che io disconoscevo per la verità, poi sono andato su internet, ho visto che questo è uno dei più bravi chitarristi, uno dei più bravi musicisti, l'ho sentito pure ieri sera, abbiamo fatto un'intervista, cioè un'associazione di giovani a Coringa hanno messo le mani in tasca loro insieme ad alcuni commercianti e hanno organizzato questo concerto dove ha portato tantissima gente da tutta la Calabria, insomma portando un'economia ieri sera a Coringa. E sono rimasto impressionato, e ho detto guarda qua a Certo. Coringa, Ma per nulla da esempio, togliere a Coringa, ma ma Giovanni, vedi, quello che si deve partire da un presupposto. La Lamezia Terme vive perché ci sono, cioè vive bene, insomma, perché ci sono grandissime qualità, altissime qualità. Se tu basta pensare lungo le vie del Corso Nomistrano, parte di sotto della Villa, insomma, tutta quella zona, diciamo, storica. Ci sono state delle iniziative private, perché sono tutti ragazzi, tutti privati, no? Ragazzi, che hanno creato un qualcosa che chiunque venga alla Lamezia Terme e fa una passeggiata serale durante queste serate poi belle, perché il tempo diciamo che ce lo permette, non abbiamo quel clima rigido No, che abbiamo c'è. quell'inverno che c'è. Esatto, no. E restano entusiasti, restano veramente allibite. Le persone dicono: possibile che alla Lamezia ci siano questo genere di realtà? E, non met e mettiamo, dobbiamo mettere come punto fermo il fatto che noi non abbiamo un'università dove ci sono giovani. Noi riusciamo ad attrarre giovani provenienti da altre parti, Dall'Interland. dall'Interland, ma non solo, anche da Catanzaro Lido, quindi ragazzi Abbiamo universitari una di movida tra che venerdì e abbiamo una sabato che movida arriva in tutta la Certo. Calabria, cioè E non impressionante. solo di sabato, basta pensare il 24, la vigilia di Di Natale, dicembre, sì. c'è stato Corso Nomistrano, Corso Giovanni Nicotera, via Certo. 27,
Erano stracolmi di persone, era Per meraviglioso l'aperitivo vedere per l'aperitivo annuale del annuale 24 del dicembre, sì. 24. Noi come la Mesa Shopping abbiamo anche promosso Abbiamo questa promosso iniziativa, queste perché per iniziative. noi non è soltanto la Mesa Shopping fine ai negozi di abbigliamento, di No, calzatura, di anche accessori, tutto, ma certo. anche l'attività di ristorazione, Sì, i certo. Sui bar. Noi servizi. abbiamo promosso di venire a fare l'aperitivo alla Mesa, perché si è preso ormai questa abitudine negli ultimi anni di venire a fare le vigilie, l'aperitivo alla Mesa, e abbiamo promosso tramite i nostri canali, naturalmente, i nostri social Certo, e certo. tutto quanto, quello che era l'aperitivo alla Mesa. Quindi, Si potrebbe migliorare sempre di più questo magari evento annuale, quindi se sappiamo che ogni 24 dicembre ormai si è Aperitivo della inaugurata Mezzia, al centro la stagione storico, così natalizia, magari il no? Ma prossimo anno voi, programmiamo un evento certo. Uno dei più. punti che noi avevamo stilato nella compilazione dei programmi ai vari candidati ai sindaci, no? È stato anche la costruzione di portici lungo le vie del centro. Perché, per esempio, il 22 e il 23 di dicembre sono state delle giornate, ahimè, dove il tempo non ci ha aiutato. Purtroppo si vedeva la città un po' svuotata, Quando non, piove, perché non abbiamo i pioveva. portici, non è Con come i Bologna. Stile portici, una Bologna. realizzazione di una struttura del genere, è un volo forse troppo pindarico, probabilmente, Hai grandi ecco. idee, Stefano. Ma io sono dell'opinione che Complimenti. bisogna volare alti, se Certo, no è certo. inutile. Non Con delle fermarti. copertine movibili, che ci sono in tutte le parti Assolutissimamente. del mondo, insomma. Assolutamente. Però io dico un'altra cosa, ma noi possiamo anche accingere a personaggi famosissimi. Ma io dico una cosa, no, l'Antonio Giulio Grandi della situazione, che non viene con Elena Verastella, poi abbiamo la Rambaldi. Rambaldi, noi abbiamo delle cose che vengono invitate in tutto il mondo. Carlei. Cioè, Carlei. Anton Giulio va a sfilare nelle migliori piazze del mondo, Elena Verastella è presente a Sanremo, cioè non ci rendiamo conto delle potenzialità che abbiamo, no? Fare una sfilata sul corso della Mezza Terme è omaggiare questi stilisti, questi orologi. Cioè, noi abbiamo delle eccellenze, portare Carlo Carlei, una festa della città, cioè con dei personaggi che ci rappresentano in tutto il mondo. È possibile che non ci siamo mai arrivati a una cosa del genere, O oppure ci magari siamo. ci sono arrivati e dall'altra parte chissà cosa hanno trovato. È possibile, no? Che magari non ci sia Non lo stato so, è poi. tutto strano, perché magari a Verona si omaggia il tenore, a Roma si fa la sfilata di Piazza di Spagna, o sul corso, via del Corso fanno le Ecco, sfilate. avete mai provato ad Ma io credo che approcciarvi quella a cosa, sì, queste, diciamo, questi si personaggi vede un solo po' la più? punta dell'iceberg, no? Sotto c'è tutta la montagna, ed è una montagna da scalare per poter arrivare a questi livelli qui, per poter Ma portare perché gli altri queste. possono scalare, noi non possiamo È scalare? perché hanno i picconi per poterlo Ma fare, tu noi hai una evidentemente non abbiamo. testa dura. Anche i Tu piccioni. hai una testa dura. Lui ha una testa dura. Sì. Io ho una testa dura. Se metti cinque teste dure, secondo me si ci riesce. Esattamente. Per esempio, a me mi dicono tutti: come fai a organizzare ogni anno andare a Sanremo 8 giorni e porti 20 persone? Là è un costo Certo. importante. Io ci lavoro 6 mesi prima. Ma perché ho la testa dura? Perché poi è un modo per far conoscere i nostri prodotti, la nostra originalità. Non è che vado ad essere un più cantante, vado per far conoscere la nostra città e penso che lei, che l'ha vissuta già 2 anni, in questo obiettivo ci riusciamo sempre. Mi sbaglio, mi chiaro. No, la Mezzia viene conosciuta, tant'è vero che quando arriviamo, insomma, sembriamo, ci accolgono benissimo, ormai Giovanni, tu da 30 anni Ma vai, perché si insomma, lavora prima? Se noi lavoriamo adesso, c'è stato un Giuseppe, per lavoro. giugno, finisce Natale, si deve lavorare già per Ma infatti noi giugno. stiamo Se si puntando. trova un'altra difficoltà, uno scavalca quella difficoltà e va un'altra difficoltà. No, Però però finché si arriva all'obiettivo. il Noi stiamo discorso di già ora quello è. programmando quello che è l'anno sociale Esatto. del E si 2020, quindi coinvolgono una serie di eventi che andranno da febbraio Però io in poi. vorrei sapere, perché quello che ha detto lui è molto interessante, cioè questi personaggi più alti, diciamo così, Ma che bisogna sono organizzarle arrivati prima. oltre la Mezzia, quindi non si sono fermati alla Calabria, ma sono andati oltre, anche oltreoceano, no? Voglio sapere, hanno mai risposto, si sono mai interessati davvero alla città che comunque li ha fatti poi, che li porta ogni anno? Perché noi li premiamo ogni anno con i vari eventi, vengono Certo. pluripremiati in Calabria, E ciò tipo, che realmente poi si sono scordati della Calabria, quindi quando li chiamiamo non ci sono molte mai? volte si dimenticano, o Quindi io rinnegano, questo è vorrei rinnegano la chiedere. loro appartenenza, No, perché questo in realtà no, no, come no, già ti purtroppo dà. c'è anche lì, se ne fa sempre una questione di costi.
Quindi Ma sei nella anche, tua città, però, lo so, però molte volte l'essere nella città Non ti avvantaggia. non ti avvantaggia, ma Non hai per tutti, non determinati, per non tutti, per non per tutti, tutti. ma magari hai Per determinati alcuni. cachet sul quale devi far fronte, e noi come Però associazione l'abbiamo Giuseppe, detto scusa se ti dall'inizio. devo contraddire, però se uno da qua a giugno decide di organizzare una cosa, ci saranno mille difficoltà. Ma io penso Sì. che da qua a giugno le difficoltà poi si Però sorpassano, magari il loro no? budget è quello e Ma non si loro non devono, ma io dico adattano. io, non devono stabilire sul loro budget, devono allargarsi, nel senso che, come ripeto, non devono essere solo i commercianti, che poi come fai a mantenere così? Il comune da una parte, si fanno domande Cioè, interne, bisogna la parlarci sua anche. televisione mette il suo, Bisogna parlarci, l'associazione Giovanni, mette il bisogna parlarci. suo, il cittadino benestante magari che vuole una bella cosa mette il Sì, suo, cioè certo. ognuno un euro, 2 euro mette il suo, tu vedi che alla fine si fanno i grossi eventi. E allora, io da casa ho qualcuno che mi scrive, però se volete rispondere a questa cosa e volete No, 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 era concludere. soltanto giusto per completare che è vero questo. Infatti noi come associazione vogliamo un po' aprirci anche alle altre associazioni, aprirci a un po' a tutto il mondo produttivo di Lamezia, perché è normale se si fa un evento non ne beneficia solo il nostro negozio, il negozio del vicino, ne beneficia un po' tutta la città, perché attrarre economie esterne a Lamezia vuol dire poi immettere nel circuito cittadino, nel circuito commerciale cittadino, dei capitali esterni, quindi vuol dire creare E come ricchezza. non avete mai coinvolto, per esempio, qui vi devo rimproverare, una televisione, non parlo della mia, ma di altre televisioni, perché la televisione poi arriva nelle case della città, è inutile dire, bene che c'è Facebook, Instagram, tutti i social, però la televisione in questo momento ci vede a casa chissà quante persone che voi non immaginate, no? Certo. Che si incuriosiscono delle cose, però anche la televisione stessa, o forse da tutte e due le parti, non bisogna vederle come una fonte. Allora, intanto io vado a fare la mese shopping e vado a chiedere 10 euro, 20 euro al commerciante, non funziona così, bisogna pensare in un altro modo. Tu devi pensare che la televisione, questo parlo della mia televisione, deve essere una parte dell'associazione, nel senso che devi partecipare, perché poi i guadagni vengono dopo, non si deve guadagnare subito. Tu prima ti devi proporre fare le cose, poi vedrai che se tu lavori bene, un futuro ti arriva sempre il risultato. Per quanto Purtroppo qua riguarda siamo la televisione, abituati che. Giovanni, io ho sempre creduto nella televisione, No, tant'è vero cioè, che proprio possiamo andare. No, è sempre quindi creduto, però in questo caso che passi a parlare di associazione, e credo che anche la televisione stessa deve fare un passo indietro e dire alle televisioni, ci sono solo io, dire bene, diamo una mano all'associazione, certo. promuoviamo queste iniziative. Certo. Ma noi Mediaticamente possiamo possiamo sederci farlo. insieme. Ma io sì, io sono Mediaticamente si sempre a può disposizione, ma non fare. mi hanno mai chiamato per la verità, non mi hanno mai. Mi Lo auguro prenderemo che. come spunto per i prossimi No, eventi, lo mai troppo prenderemo. tardi, no? Mai troppo tardi. Ecco. Poi per la Marcondi c'è Allora, pure Ottica Center. sì, infatti abbiamo anche Enzo Augello. Allora, abbiamo due messaggi. Adesso ve li leggo. Leggo prima quello di Francesco, e intanto lo salutiamo, e dice: molte volte gli eventi che si organizzano vengono poco pubblicizzati. Capita che quel determinato evento interessi un tot di persone, ma non viene seguito perché non se ne ha conoscenza. Ecco, è un'affermazione più che una domanda. E allora, come si fa a promuovere un evento come quello organizzato dalla Lamezia Shopping? Cioè, che promozione bisogna avere? Perché è vero che magari molte cose alla Lamezia non si conoscono. Ma perché si Ma è usano solo i possibile che social, con... che hanno il loro Però guarda che i valore, social e eh? Hanno il appunto loro hanno un valore. loro valore. Però Se c'è si fa anche chi non bene ha la il social. Vedi pubblicità. uno come me che non ha il social. Io vado alla televisione, vedo magari Però la pubblicità, manifesto, ecco, come si però fa ad bisogna avere? Certo, allargarsi. noi attualmente ci muoviamo in termini comunicativi con le nostre pagine Facebook, la nostra pagina Instagram, quindi con quelli che sono i canali un po' più Più frequentati, veloci più veloci, sì. e più Più immediati, immediati più adesso. immediati, anche più Più economici moderni, diciamo. sostanzialmente. Quando sono eventi di carattere più commerciale, tipo il Black Friday, le attività che riguardano Il principalmente commercio. il commercio, andiamo anche con la pubblicità classica tramite le Quindi manifesti, affissioni, manifesti, cose affissioni, ok. del genere. È normale, sempre in termini di budget che abbiamo su quell'evento, riusciamo a fare una determinata comunicazione. A noi piacerebbe essere presenti dappertutto e arrivare fino all'ultima persona, Però però i costi poi ci molte sono. volte non riusciamo ad arrivare in fondo anche per una questione di Di costi. costi. E allora un altro messaggio che mi è arrivato è quello di Dina. Buon pomeriggio, Dina. Sono convinta, dice, che la città
collaborerebbe economicamente alla realizzazione di eventi vari. 5 euro, 2 euro, 3 euro non cambiano la vita a nessuno. L'unione fa la forza. Ci avete mai pensato? L'avete mai Posso proposto? rispondere a questa? Sì, vai. Insomma, quando si fanno questo tipo di cose, anche 2 o 3 euro, non è il fatto di 2 o 3 euro, però qua c'è l'abitudine, 2 o 3 euro, chissà dove va la fine, ti parlo in dialetto, quando non è vero che i 2 o 3 euro farebbero, diciamo, il Una fine salvadanaio. malvagia. Anche su questo, Stefano o Giuseppe, bisogna avere una mentalità, bisogna pensare un po' più in là, nel senso che devono capire che i 2 o 3 euro possono fare la differenza e non deve essere come forma di offerta. Perché offerte qua non ne vuole nessuno. Qua bisogna pagare dei contributi, anche 2 o 3, però di contributi e non di offerte, perché sennò diventa molto, diciamo, esatto. Si dice sempre, hanno chiesto 2 euro, alimuwesena, non è così. No, non è così. Se Quindi sbaglio, bisognerebbe, no, correggetemi, io dico, Stefano, Giuseppe. bisognerebbe far capire prima al cittadino l'opera che si va A a fare. fare. Quindi, Certo. ecco, magari farle acquistare un po' di fiducia, perché poi si tratta di questo, parlare di più, comunicare di più. Prego. Certo, sì, ma Ma tu pensa. assolutissimamente. Una cosa del genere sarebbe ancora più bella perché è un coinvolgimento integrale di tutta una città, una comunità. Cioè la crescita di un'associazione, che si tratti della mezza shopping, che si tratti di Esatto, altro. io sì. Non parliamo della fattispecie Sì. dell'associazione che noi rappresentiamo. È ovvio che è la città. Noi quando organizziamo qualcosa non lo facciamo per le nostre casse. È normale che indirettamente lo fai anche per quello, ma soprattutto per far parlare di Lamezia Terme, una terra che merita il rispetto di tutta la Calabria. E noi abbiamo questa grande convinzione che se ognuno facesse la sua piccola parte, Lamezia potrebbe veramente risollevarsi, ma non risollevarsi in termini solo economici, risollevarsi a livello di immagine. Ormai quando si parla di Lamezia Terme, purtroppo, se si va a parlare di Lamezia Terme un po' fuori confine, si parla di Lamezia Terme, ah lì c'è stata quella retata, hanno arrestato, hanno fatto. Io delle volte mi trovo con dei fornitori che sono di fuori e dicono: ma voi a Lamezia Terme siete blindati. Ma E non infatti, è quello così, che hai perché detto prima, Lamezia stamattina Terme. sentire a RTL, Radio Certo, Nazionale, Lamezia Terme, mi sono sentito io bene. sono Tutto devo molto a intanto, questa sai. città, capito Giovanni? Io sono la quarta generazione che lavora in quell'attività, no? E io devo molto a Lamezia e mi sono voluto e mi voglio spendere per Lamezia, per ricambiare quello che loro hanno, i lametini e non solo, hanno fatto per me. E quindi Ma è anche per il la mio sicurezza dei tuoi figli, contributo. per un futuro per i tuoi figli che Esatto, magari rimangono qua e fanno assolutissimamente. crescere Però delle nuove tanti figli. non Certo. spegniamo l'entusiasmo, questo lo diciamo Assolutamente. sempre, perché ci sono persone come loro che hanno investito su questa terra, non vedo Ma perché come non tanti dobbiamo farlo commercianti, noi. loro Come tanti, abbiamo. sì, qua abbiamo due esempi, due rappresentanti, perché poi Certo. in come voi ce ne sono tanti altri. Certo. Quindi ecco, no, non spegniamo l'entusiasmo, Giovanni. No, Potrebbe dove vuole essere il spendere? buon, no, noi, Ma. potrebbe essere il buon proposito del No, no, ma 2020. vedi Giuseppe che ha investito, Giuseppe è un giovane, no? Che poteva investire altrove, con dei marchi importanti, ci sono tante piazze libere, penso, no? Lui ha preferito rimanere nella sua città, la Lamezia Terme, con tante difficoltà, sacrifici che ci sono quotidianamente, però va avanti e questo fa ben sperare. Lo stesso Stefano Rocca, lo stesso Ottica Center, che ha aperto un altro locale adesso nel centro storico Lamezia. Cioè, Sì, vicino tra l'altro a vi siete Stefano, parenti? sì. Alla lontana. Alla lontana. Ecco. No, Allora, però per vorrei sapere una cosa, perché dire. si dice che nel periodo natalizio lo shopping aumenti. Io ho fatto un Esatto. po' di giri, no? Sono andata in libreria, sono andata, insomma. E allora dicevano alcuni amici librai, mi dicevano, sì, ma lo shopping un po' aumentato, cioè si stanno acquistando più libri in questo Natale. E effettivamente qualche movimento in più nella libreria l'ho visto e sono contenta di questo, quindi continuate a farlo. Però ecco, per quanto riguarda la vostra attività, no? Quindi tu, la gioielleria, insomma, quanto si è venduto in questo Natale? Poi ancora le feste continuano, c'è Capodanno, la Befana, o ti aspettavi qualcosa in più? La Cioè, è stessa domanda vale veramente, per sì, vale per l'abbigliamento. l'abbigliamento, quindi voglio mettere a Sì. Beh, confronto le due attività in questo caso. allora ancora è presto per tirare le somme. Ancora le somme non, fino alla fine Certo, dell'anno, poi dell'anno poi. non. Però Però diciamo una diciamo stima approssimativa. che Ok. Lamezia sta crescendo. Ok.
questo ci va. Per invece per quanto riguarda l'abbigliamento di tutti i due settori. Ma diciamo idem, diciamo che all'interno delle medie nazionali la Mese si sta collocando nelle questo ci fa stesse piacere. Qui ce la categorie. possiamo fare, perché Assolutamente. Sì, ma noi ci crediamo nel progetto La Mese, ci stiamo investendo molto, molto tempo, Sì, anche no, molto certo. tempo che sottraiamo alle nostre attività, alle nostre famiglie, quindi ci crediamo fortemente. Abbiamo pensato infatti per il 2020 di fare un programma che sia un programma già per tutto l'anno, un programma che andremo a condividere anche con l'amministrazione. Noi abbiamo già avuto un primo incontro con l'amministrazione appena insediata, proprio perché volevano capire quali potevano essere le esigenze diciamo, da affrontare subito. Anche con loro abbiamo pensato di istituire un tavolo programmatico continuo sul commercio, quindi quelli che possono essere esigenze a breve termine, esigenze a medio termine, esigenze a lungo termine. Noi abbiamo fatto, diciamo, delle nostre linee programmatiche che abbiamo sottoposto e che abbiamo visto che potevano essere recepite anche Condivise. e condivise dall'amministrazione. Bene. Quindi cerchiamo di fare una programmazione in modo tale che i cittadini non solo possano sapere quello che si farà tra 2 mesi o fra 3 mesi alla Mesia, ma anche possano interagire con l'associazione. Bene, ricordiamo il numero di telefono, che sono gli ultimi 339 311 58 29 29 per mandare WhatsApp i vostri messaggi, Sì. ma quando inizia nei saldi ufficiali? Ufficialmente iniziano il giorno 4. Ecco, quindi mi Insomma, devo raccomando. aspettare per comprarmi le scarpe il giorno 4. Giovanni, tu dovevi scrivere la letterina prima, io te Allora, l'ho l'ho scritta in suggerito, tu ritardo. non l'hai fatto, Ti sono volevo fatti comprare un tuoi. gioiello, ma dopo il giorno 4. Andrò da Stefano, guarda, fidati, che il mio era di fiducia, lui è il mio gioielliere di fiducia e mi accontenterà. Stefano, io verrò, Va bene, grazie. Allora, no, ma c'è questa comunque. cosa, io ho fatto la battuta, ma c'è questa cosa che si rimandano i regali per lo sconto, magari ti prometto le Ma diciamo che Befane. adesso C'è un questa. po' con la liberalizzazione del commercio, le vendite Ci sono promozionali, ci sono tutti i certo. momenti, Per fortuna sì. Quindi quindi il saldo vero e proprio un po' si è perso come stiamo uscendo da questa momento. crisi, chissà se questa crisi Speriamo. finirà mai in Italia, perché non è solo la Mezzia Terme, guardiamo anche No, oltre. certo. Rincuoriamoci. Giovanni, hai il microfono pronto? Ti No, devo. no, ci sono tante belle cose. Stavo pensando proprio ai progetti futuri loro. Quante Allora, cose potremmo fare con sì, questa perché dovete amministrazione? sapere Io che Giovanni ha sono delle idee, proprio. no? Io ho Quindi delle idee appena che sono io. arrivati li Ma che ha. ben vengano. No, ma perché Ecco. io se faccio questa trasmissione, già sto pensando alla prossima che faccio. Per me questo è passato ormai. Cioè io quando organizzo una cosa, per me già sta passando, già penso ad altri che devono arrivare fra 3 o 4 mesi. E, hai capito? E quindi ci Penso pensi. già alle mese shopping, alle iniziative che si potrebbero È un fare. bravo E allora facciamo pianificatore. così, prima di salutare il pubblico da casa, un piccolo progetto che avete o un sogno che vorreste realizzare alla Mezzia c'è? Beh, sogni, sì, i sogni ci sono sempre. È ovvio che ci sono tanti progetti in corsa, progetti che verranno attuati, progetti che magari resteranno solo sulla carta. Però i sogni ci sono, i sogni possono essere quelli di riportare, come ho esordito all'inizio, il commercio lametino a come era una volta, riportare la fiducia nei lametini nel progetto Lamezia, perché se non c'è questa Certo. fiducia dei lametini è inutile spendersi o pianificare, È vero, se è vero. non c'è la Ma siamo fiducia. noi che dobbiamo Cioè essere che ci serve Sì. sempre la Io ci base, credo, quindi ecco, io ci credo siamo. in questo progetto Lamezia, io ci credo assolutissimamente, ci ho sempre creduto, come me credo, siamo veramente tantissimi a crederci, altrimenti non si spiegherebbero tanti investimenti che vengono fatti all'interno della nostra amata Ma i città. veri imprenditori, il vero organizzatore, si vede nel momento di crisi, mai nel momento che c'è Su la questo fioritura. assolutissimamente. Perché io i momenti di forza li trovo quando ho crisi, quando è tutto bello, è tutto Siamo tutti facile, bravi. tutti bravi, però nel momento che c'è la crisi e riesce ad aprire un'attività come ha fatto lui, come vai avanti tu, come ha fatto Enzo, come fanno tante persone,
Quello vuol dire essere Certo, e imprenditore e crederci. crederci, perché se si perde queste speranze siamo finiti. Assolutamente, ma molte volte nelle crisi ci sono anche le maggiori opportunità, quindi esatto, si esce dal bravo. E buio. là devi. Comunque, Infatti io già penso al Sanremo ma 2020, tu sai ma lo sapevo che 2021, perché sicuramente lo presenterò io. Ah, Hai ecco capito perché. qual Ecco, quindi state attenti. Allora, l'ultimo messaggio e poi salutiamo, e viene da parte di Mary. Volevo sapere, dice. Da entrambi cosa chiederete al sindaco se ci sono delle richieste? Il sindaco un po' come Babbo Vabbè, penso che già, Natale. già abbiano detto Allora, loro, voi è una risposta avete, ma già. No, avete una richiesta in noi non particolare? abbiamo richieste perché conosciamo le situazioni attuali del comune, quindi saremmo degli sprovveduti a chiedere qualcosa, non ci permettiamo a chiedere nulla. Però un qualcosa la chiediamo, semplicemente un rapporto collaborativo con Una l'amministrazione. vicinanza. Ecco, Vedi, soltanto si staccano i piedi per terra, ma si crede nello sviluppo, Vabbè, ma sempre la con i piedi collaborazione è la per terra. prima Certo, cosa. già che ci sono determinati problemi come settore nostro, del quale faremo presente all'amministrazione e spero che gli riusciamo a superare questi problemi. Problemi che, come ripetevo prima, vanno dalle urgenze più Certo. imminenti, che possono essere dal decoro urbano a determinate altre situazioni che magari sono state un po' trascurate, a progetti di più larga veduta, quindi con più ampio respiro. Certo, la vostra è un'associazione imponente, quindi è chiaro che devono per forza darvi ascolto. Quindi noi questo lo rivolgiamo all'amministrazione comunale. Questo è il nostro augurio per voi, quindi speriamo che si possa attuare. Intanto Grazie. E li ci fa seguiremo, piacere. Giovanni, noi, Certo, questa certo. Ma io li operazione la seguo sempre perché seguiremo c'è il bar di attentamente. mio fratello, poi vado Lo sempre da so, lo Stefano. so, Sono informato lo so. quotidianamente su quello che Però succede. seguiremo con un occhio di riguardo questa E noi saremo particolare presenti richiesta. come Saremo attività presenti. televisiva Possiamo quindi. anche prenderci l'impegno di riconvocarci magari a distanza di qualche Certo. mese per vedere quelli che sono gli lavori Bravo, bravo, fatti e quello che si può fare. Ma guarda, la nostra te televisione per niente si chiama cantiere, perché noi lavoriamo lo stavamo per proporre in realtà. Questo sempre. programma, sì. È un cantiere proprio, perché Sempre abbiamo un cantiere aperto. di idee. Perciò questa non è la loro televisione, è la vostra televisione. Perciò quando venite qua siete i padroni per fare i programmi, per parlare delle problematiche. Noi siamo sempre aperti a qualsiasi situazione. Sicuramente li rincontreremo Ma per vedere che sicuramente sì. cosa si è fatto e che cosa si potrà fare. Beh, e io li tanto incontro anche per un caffè. Bene. E certo anche per un caffè. Assolutamente. Allora ringraziamo il pubblico da casa Grazie, grazie che a ci supporta, ringraziamo Giuseppe, ringraziamo voi. Stefano Grazie e sì, soprattutto facciamogli fare dobbiamo un augurio di buon sì, anno. a loro, sì, prego, in maniera breve però. Presidente, auguri di buon anno Certo, alla città. auguri di buon anno a tutta la mezza. Certo che proprio, insomma, E beh, perché è la brevità del momento, cosa dobbiamo bene, dire più di questo, Stefano? certo, tanti auguri di buon anno a tutti quanti, che sia veramente un anno che possa portare serenità soprattutto a tutti quanti i Vedi cittadini. come è stato più ecclesiastico lui. Sì, a me Allora piace. è il suo Facevo il modo, chierichetto quando ero diplomatico, il merito del chirichetto da che in sé. Allora, intanto noi ne approfittiamo per fare gli auguri a chi da casa ci ha sostenuto, ci sostiene, ci segue. Auguri di buon anno e speriamo che il nuovo anno sia migliore di Buon quello anno per questa passato. trasmissione, perché E buon poi anno per noi questa abbiamo altre trasmissione. trasmissioni durante Sì, la noi ci settimana. rivediamo sempre, però da cantiere questi E sono i migliori auguri buon per voi. anno. Grazie, ci vediamo alla prossima. Questa è te, perché va stasera, domani, in Sì. questi giorni. Ma va sempre, in replica ci va Fino a sempre. Capodanno questo lo vedrete sempre. Ci vediamo alla prossima. Buonasera. Arrivederci.